che avevano popolato le loro vite. L'aura nova. La medianità è presente nella mia vita da quando ero piccola, anche se allora aveva una connotazione più spiritica. Ricordo ancora i racconti della mia amata nonna materna, Margherita, sul suo rapporto e quello della madre, mia bisnonna, con le varie entità che avevano popolato le loro vite. Con le mie attuali conoscenze credo di poter dire che probabilmente erano delle sensitive. Ho quindi sin da piccola avuto familiarità con queste manifestazioni e desideravo ardentemente partecipare ad una seduta. L'occasione mi fu data quando mi trasferii a Roma e tramite una zia mi fu permesso di partecipare ad un cerchio dove si effettuavano sedute in cui si comunicava con le entità tramite il tavolino. Ricordo anche che avvennero degli apporti. Finita quell'esperienza c'è stato un periodo di fermo, fino a quando un amico mi ha introdotto nel cerchio che lui frequenta adesso e dove avvengono sedute ad incorporazione. Da un po' ho anche avuto modo di partecipare a un altro cerchio dove si effettuano sedute ad incorporazione ed anche in abbacomanzia, il cosiddetto tabellone. Anche nei periodi di fermo ho nutrito il mio interesse per i messaggi medianici, leggendo libri e frequentando canali digitali dedicati all'argomento. Quando ero piccola mi interrogavo sul senso della vita, chiedendomi se e cosa ci fosse dopo l'esperienza terrena. Ora posso dire che grazie alla medianità ho trovato le risposte più in sintonia con la mia anima.